per premiare ancora una volta altri campioni. Questo a dimostrazione che questa città è molto attenta a valorizzare i giovani e i loro talenti. Io rappresento l'ufficio scolastico, il MIUR, come casa madre, e l'ufficio scolastico provinciale di Cuneo. Si chiama adesso il mio ruolo dirigente. Dirigente, non lo so nemmeno io, dirigente dell'ufficio, no, non sono più dirigente scolastico, no, dirigente dell'ambito territoriale della provincia di Cuneo, quello che una volta si diceva provveditore. Quindi provveditore era un termine che esemplificava anche la funzione. Il provveditore provvede. A che cosa provvede? Provvede alle necessità della scuola. In tutto e per tutto, tutto quello che serve, dal personale ai progetti, a facilitare il lavoro delle scuole. Ora siamo qui perché insieme alla città di Bra, alla Cassa di Risparmio, a tutti i partner che hanno collaborato, attraverso la collaborazione del professor Strizzi che coordina per l'ufficio le attività di educazione fisica, siamo stati chiamati a valutare le candidature di questi campioni. Io li chiamo campioni perché è bellissimo questo progetto che mette insieme lo studio e lo sport e il comportamento, che non è condotta. Negli ultimi anni, infatti, il voto di condotta è stato trasformato in voto di comportamento. Non so, forse gli adulti, forse i genitori degli studenti di oggi lo sanno, ma chi non ha più figli che frequentano la scuola è ancora legato al voto di condotta. La condotta era legata al sto buono, non sto buono, disturbo, non disturbo, ho la faccia d'angelo oppure sono il piantagrane. Invece il voto di comportamento oggi è molto più articolato, è molto più complesso, perché contempla la persona nel suo insieme, il sapersi relazionare, il saper rispettare le regole, il saper stare insieme agli altri e condividendo insieme successi, azioni, progressi. E quindi questo premio che stasera state per ricevere è davvero un premio importante. Siete 12, il numero di una squadra, mi pare, no? Io non sono molto sportiva, non... 11, 11 più la riserva. Quindi è un bel risultato che mette insieme le vostre abilità, le vostre capacità di unire la fatica verso la disciplina sportiva, che comunque è una fatica fisica, la fatica verso lo studio e quindi ottenere buoni voti a scuola, che impegna la mente, impegna l'attenzione, impegna anche lì il fisico, perché mens sana in corpore sano, quindi bisogna saper riposare, bisogna sapersi alimentare, bisogna saper riguardarsi. E poi il comportamento che è a 360 gradi, sono ancora 360, non sono aumentati, sono ancora 360 gradi e voi avete dimostrato, per essere qui stasera, di meritare questo premio. E io sono davvero felice di essere qui insieme a voi per partecipare a questa festa. Grazie.